Ciao ragazzi, oggi sono a Sovigo, in Brianza, in Homer, una delle aziende più importanti per quanto riguarda l'attrezzatura per l'apnea e per la pesca subacquea. Perché sono qui, seguitemi e lo scoprirete. Permesso, ciao, buongiorno, tutto bene? Sì, grazie. Cercavo Lorenzo, grazie, ciao. Lorenzo Borri, che è il direttore di questa azienda. Permesso. Oh, Francesco. Ciao Lorenzo, buongiorno. Come va? Volevo salutarti. Volevo vedere un po' cosa fate. C'è un sacco di gente, amici, allievi, ma anche gente che mi scrive. Ma la Homer che azienda è? Perché sei sponsorizzato da questa Homer? Dov'è la Homer? Per una questione economica solo. Voglio andare alla Homer, vedere un po' cosa fanno, come lavorano, come nascono i loro progetti, le loro idee. Presenti così in Homer con la telecamera accesa, ho già che cravatta. Vuoi vedere come funziona? Sì, dai. Questo è l'ufficio dove le signore che tu vedi ricevono tutti gli ordini da parte dei nostri clienti, preparano le spedizioni, comunicano con i clienti il materiale che c'è, che non c'è. Povere ragazze. Le mie ragazze sono bravissime, sì. Per cui non si stressano mai. Più o meno quanti ordini arrivano al giorno? In un anno siamo sui 7.000 ordini. E sono tutte donne, perché gli uomini non sono buoni a fare queste cose. La Homer, è un'azienda prettamente femminile. Qui le riunioni, per esempio, con i rappresentanti, con i distributori, con le filiali. Okay. Christian è il nostro operation manager, per cui è quello che deve organizzare tutti gli acquisti, deve riuscire a programmare gli ordini in modo da avere la merce disponibile a magazzino quando serve. Utilizza moltissimi fornitori. Sono sparsi, direi, in molte parti del mondo. Abbiamo fornitori a in Cina, in Italia, in Slovenia, Ambrogia e Mariangela, che invece si occupano della nostra contabilità. Qui abbiamo Andrea. Principalmente Andrea prepara tutti i report che la Homer manda regolarmente al nostro capogruppo, quindi all'Aqualand. Teniamo monitorati tutti gli aspetti del business. Raffaella vende, quella che fa arrivare gli ordini in Homer. Segue tutti i nostri distributori export, contratta con loro continuamente. Quanti paesi lavora? Allora, 55, 56. Tutto il mondo? Sì, direi di sì. Homer ha sempre avuto nel suo DNA questa voglia di innovare, che si basa sulla passione. La vecchia proprietà, i fratelli Ciceri, appassionatissimi pescatori, io sono un appassionatissimo pescatore. Marco è il responsabile dell'ufficio tecnico, Davide è un altro tecnico che lavora con Marco. Disegnano il nuovo prodotto con un software, il CAD tridimensionale, viene inviato a questa macchina, realizza fisicamente il pezzo, lo montiamo su un fucile, andiamo in acqua, lo utilizziamo, lo diamo in pasto ai nostri atleti, riceviamo il feedback e possiamo fare le modifiche, anche perché una volta che il fucile, diciamo, è definitivo, è fatto, si fa sempre una pre-produzione, che possono essere 50 pezzi, devono fare almeno 6 mesi in acqua di utilizzo. Magari uno stupido perno è leggermente sottodimensionato e dopo 6 mesi di utilizzo intensivo quel perno si rompe. Allora, meglio scoprirlo prima. Homer vuol dire officine meccaniche Rezzato. È nata con Valerio Grassi, che tra l'altro saluto, il grande Valerio. Speriamo che vedrà sto video, dai. Ma sicuramente. Nel 2009 Homer ha comprato anche il marchio Spora Sub. Questi sono i fucili di Spora Sub SK40. Sì, questo l'ho provato in California e mi è piaciuto molto. Spero di averlo presto, un fucile così, perché è bellissimo. Se ti comporti bene. Qui proviamo i fucili, qui dai. Nella vasca lunga a 7 metri e si spara col fucile come se si fosse in sott'acqua. Sott'acqua. Abbiamo un sistema di fotocellule che può essere posizionato dove vuoi, quindi alla distanza che vuoi dalla punta del fucile, che ti misura la velocità dell'asta. Dopodiché abbiamo un macchinario che misura la forza d'impatto dell'asta. Per capire e come... misuriamo in modo scientifico qual è la prestazione del fucile. Poi è giusto che ogni pescatore si faccia un'idea, si faccia la sua idea e si assetti il fucile come vuole. Sì. Io sono il primo. Tutte e tre vedi che rimangono in linea lungo l'affusto, pochissimo ingombro quando brandeggi. E questo è il fucile che io ieri utilizzavo a pescare. Sono andato con Bardi all'Argentario a fare una piratata. Invece questa è un'altra vasca molto particolare. C'è un braccio meccanico con un piede.
simula la pinneggiata, decidi l'angolo che deve fare il braccio e la sua velocità. La macchina ti dice lo sforzo che sta facendo il braccio e allo stesso tempo lo sforzo in verticale che il braccio riceve verso l'alto, e quindi diciamo la spinta che il subacqueo dovrebbe avere. Prendiamo il campione, lo mettiamo in questa macchina, lo facciamo andare per 60 ore con quella che io definisco la pinneggiata Superman, cioè grande angolo, massima velocità. Una volta ho provato una pinna Spora Sub Revolution. Quella non mi è piaciuta proprio come pala. L'avete passato il controllo? Guarda, Francesco, qui di quella pala. Allora, Homer è un'azienda che lo ama innovare. Homer non è riuscita in quel caso a portare tutti questi concetti e queste cose innovative nel prodotto finito. Quello che dico io, chi rischia poco, innova poco, il 100% dei computer prima di andare in magazzino passano da qua. Due macchine a disposizione che testano il computer, fanno una prova sia a pressione sia a sottovuoto e verificano che il computer sia perfettamente stagno. Dove in passato anche Homer si è scottata un po'. Allora, dentro ci sono 12 orologi immersi naturalmente nell'acqua, camera iperbarica. Sono andati automaticamente tutti in dive time. Verifichiamo che il profondimetro sia tarato correttamente, il termometro lavori correttamente. L'ultimo nato in casa Homer ed è un computer con batteria ricaricabile. Questo invece sono gli UPX1, quello che hai questo anche tu. Come sta andando? Questo qua va alla grande, ce l'ho da più di un anno e mezzo. E poi io li distruggo, cioè, tutti i giorni a mare, a volte me li dimentico, così va bene. Bene, sei un buon tester, sì, allora. Sì. Questa è una stanza chiusa perché l'aria è controllata per tenere poca polvere. Perché quando apri un computer è importante che ci sia poca polvere e soprattutto poca umidità. In questa stanza c'è sempre funzionante un deumidificatore. Alberto è la persona che segue tutto il nostro post vendita, okay, a tutto il mondo. Quindi è quello che si becca tutte le rogne, poveraccio. Quando c'è un prodotto che non funziona, che ha un difetto, è lui che deve risolvere la situazione. No, non siamo un'azienda che si lamenta senz'altro. Io sono ottimista per il futuro della pesca in apnea nel mondo. Come apneisti siamo un po' più rispettati. Cambia molto l'atteggiamento quando si dice che magari ci piace anche sparare un pesce e mangiarlo con gli amici. Io ho visto il tuo video del dotto, bellissimo, sei riuscito a trasmettere la passione, la notte che non dormi, poi vai in mare, vivi te il mare, questo rapporto meraviglioso, riesci a sparare un pesce, poi la gioia di condividerlo a tavola con gli sì, amici. Certo. Il pesce pescato da te, quella è la pesca. È il più buon pesce che esiste. Io penso positivo, io credo nei giovani, io vedo la nuova generazione e non solo spero, sono convinto che sia meglio della mia e meglio di quella prima di me. Questo è lo showroom, qui è la stanza dove noi accogliamo i nostri clienti. Le pinne di Umberto costano un sacco. Il problema è che per far sì che questa pala abbia le prestazioni e la resistenza che noi ci imponiamo abbiamo dovuto spendere tanto. Chi potrà permettersela e deciderà di comprarla ne parlerà talmente bene che piano piano... Che bello, quindi qua ci sono tutti i prodotti finiti, cioè che sì, sono in realtà in commercio. C'è una selezione, questa stanza è assolutamente insufficiente. Ok, bello, ok, mi è piaciuto questo giretto in Homer. Spero che i tuoi amici adesso possano conoscerci un po' meglio. Questa giornata in Homer mi è servita meglio per capire che ciò che mi lega a loro non è solo l'aspetto economico. È un'azienda fatta di professionisti, di gente in gamba, appassionata ed entusiasta. Non credo sia un caso che abbiano scelto di farne parte anche i migliori apneisti e pescatori al mondo, come Umberto Pellizzari e Marco Bardi. Ho capito che una vera azienda è anche quella che a volte sbaglia, ma lo riconosce e ne trae impegno per migliorarsi. Quelli che non sbagliano sono quelli che non innovano. Grazie Lorenzo per avermi fatto conoscere la vostra bella realtà e per poterne far parte.